bestiale vanità, rabbia impotente, livore, ma che diavolo! Quello che dicono di noi socialisti, e questo è quello che è scritto sul giornale ufficiale dei monarchici bolognesi. Il dissenso è vecchio e forse non sarà risolto mai. Ad ogni modo è certo che se anche Cristo tornasse qui tra noi a predicare in incognito, le guardie di pubblica sicurezza gli metterebbero subito le... I coniugi Bonmartini, dopo 3 anni di separazione legale, avendo deciso di ricostituire la famiglia, si impegnano a tornare ad abitare insieme. Ma essendo la riconciliazione soltanto apparente, l'appartamento sarà costituito da 2 quartieri separati. La moglie sarà perfettamente libera di sé, sia per uscire di giorno o di sera, sia per ricevere chi crede, sia per viaggiare, sia per seguire, se crede, il marito. Pari libertà spetterà al marito. Il marito si obbliga di rispettare la moglie quale donna e di non entrare nel suo appartamento se non dietro invito o nel caso di malattia dei bambini. Questo promettono sul proprio onore e giurano in presenza di Sua Eccellenza il Cardinale Svampa, Arcivescovo di Bologna, di rispettare in ogni particolare i patti convenuti il 7 aprile 1902. Lo giuro. Lo giuro. Sei un pazzo. Potevi uccidere tua sorella. Linda. Benvenuto. È vero? Ciao, Gesù. Ciao, mamma. Ciao. Al mio salvatore. Mi hanno detto che sta per essere cacciato dall'ordine dei medici. Ma io non ho mai chiesto di entrarci. Perché si è ridotto così? Beve, vive di gioco? Ma perché non ha mai pensato di sfruttare l'influenza di mio suocero? Può darsi che lei riesca a farsi nominare suo assistente. Io non ci sono riuscito, malgrado le promesse. Non mi stima il professor Murri. Non mi ama. Sai che papà ha detto che ci vorrebbe una spada per tagliare la testa alla nonna? Maria, vieni. La signora Pidocchietti. Carino. È vero che lei è riuscito a entrare all'università senza neanche avere conseguito la licenza ginnasiale? A pensarci bene, il mio unico desiderio sarebbe quello di poterti assimilare, per poi dividere il tutto in 2 parti uguali. Metà sofferenza per me e metà sarcasmo per te. Mio marito soffocherebbe subito la mia metà. In questi giorni volevo far scavare a mie spese un pozzo artesiano per i contadini. Ma lui ha detto che non vuole che si abituino a star bene. Hanno sangue di rana e sangue di rana deve rimanere. Così impedirà a questi poveretti di avere qualsiasi idea di ribellione. E certo, andranno più volentieri in chiesa. Ieri ha deciso di mettere in collegio i bambini. Gesuiti per Ninetto e Orsoline per Maria. E io li perderò. Anche perché non sono certa che il tribunale me li affiderebbe. Non posso stare senza di loro. Ah, Tullio vuole la mia morte. E l'avrà, lo so. Guardalo. Lui è l'odioso arbitro della mia vita. Non si può far vivere un pesce e un uccello assieme. Uno dei due è apoplettico. Quest'animale sta meglio di me.
La scienza non ricerca che la verità. Ma in Italia tutto ci allontana dalla ricerca della verità. La nostra educazione incomincia prima con la balia, la mamma, le favole, poi la maestra con le novelle, il teatro con le commedie. Uno insegna ad educare la mente, a usare il ragionamento. Il primo vostro dovere è di pensare che tutto ciò che può apparire come vero può essere falso e che prima di credere bisogna sempre domandarsi perché devo credere a questo. E voi un giorno sarete in grado di guarirlo. Ma ricordate che la malattia più terribile è l'ignoranza sociale. Voi come scienziati avete il dovere di debellarla. Ciao. Ah, tu sei qui? Ho saputo che ti sei battuto a duello. Bella prudenza. Da qualche tempo, Tullio, stai dissipando non solo denari, che sarebbe poco, ma energie intellettuali, che è moltissimo. Papà, tu non hai ancora capito che io non ti assomiglio. Tu sei celebre, sei importante, famoso. Nemmeno io somigliavo a mio padre. Dico soltanto questo. Non potresti trovare quel godimento che dici di volere facendolo coincidere con ciò che piace anche agli altri? Non ti sembrerebbe giusto? Papà, posso invitarti a pranzo? È troppo tardi. E poi tua madre ci aspetta. Tu sei per l'uomo superiore che si stacca dalla massa. Tu credi di sapere tutto. Ma tutto non si può sapere. Bisogna rassegnarsi all'ignoranza, Tullio. Ho saputo che ti presenterai alle elezioni. Mi dicono che hai molte probabilità di essere eletto e che avrai più voti di Carducci. Papà, Linda è partita per Venezia. Hanno deciso improvvisamente. Perché? Te l'avevo sconsigliato. Cesco ha voluto portarla via. Litigano spesso. Lui la minaccia. È disperata. Se potessi strozzarlo. Povera Linda, lo sapevo. Maledetto il giorno che l'ha sposato. È il giorno che Linda è uscita dalla nostra casa. Del dottor Secchi, per Tullio Murri. Grazie. Finalmente. La sfortuna non può durare in eterno. Ciao, Cesco. E tu?
Non me lo dai un bacetto? Ti ho portato... ti ho portato una bella cosa, sai? Indovina un po'. Murri, ho vinto io. È la prima prova, Cesco. Volete sapere perché stavo ridendo? Stavo pensando a un episodio quando ero all'università a Bologna. Il professore stava facendo lezione su un cadavere, una ragazza che aveva appena 16 anni. Quando il professore si allontanò dall'aula, tutti, fissando quelle carni bianche, si dimenticarono che era morta e pensavano soltanto a una cosa. Fare l'amore. Capite? Abominevole. Tutti tranne io, giuro che io non ci pensai. È tutto inventato. Ed è una storia di cattivo gusto. L'hai raccontata solo perché mi avrebbe dato fastidio. In questo modo tu hai distrutto l'amore che Linda aveva per te. Linda non è capace di nessun pensiero amabile. Non c'è niente in lei che una donna, una vera donna, dovrebbe possedere. Io ho fatto di tutto per strapparla via da questa strada che la porta alla rovina morale. Ti supplico, non la tormentare più. Abbi pietà perlomeno della sua... Ti supplico, lasciala in pace. Chi supplichi? Chi? Non Dio, al quale non credi. Una famiglia di anticristi, di ignobili atei. Ecco quello che siete. E tutto questo per vostro padre, tronfio, egoista, avaro, professor Murri. La verità è che mi disprezzate perché non sono come voi. Non sono senza Dio. Non mangio con la servitù. Non tratto con quei vagabondi dei miei contadini. Voi, che cosa avete fatto per me? Niente. È una vera pazzia che vi siate rimessi assieme. Anche i tuoi figli sarebbero più felici se vivessero in maniera diversa, meno idealista. E non li esponeste ai rischi dei vostri litigi. Ma ci sarà una soluzione. E finirà con questo ergastolo benedetto da Santa Romana Chiesa. È inutile continuare con una vita che mi dà tutti gli incomodi del matrimonio, senza darmi nessun vantaggio. Non vuoi più nemmeno fare l'amore. E i soldi che potrei spendere per l'educazione dei nostri figli li spendo per andare con le puttane. Finora sono stato un imbecille, ma adesso basta. Se vuoi che i tuoi figli non vadano in collegio, devi convincere tuo padre a farmi suo assistente. O così... Io credo proprio che voglia uccidermi. E una volta o l'altra ci riuscirà. Adesso vuole portarmi via da casa. Trascinarmi in quell'odiosa Padova tra quei suoi amici ipocriti e... E perché ti fidi di me? Perché sei pieno di debiti. Bari. Verissimo. Ho saputo che hai venduto anche la borsa dei ferri da chirurgo. Mi hanno dato 20 lire, che ho perso subito le carte. Mi è rimasto solo lo stetoscopio. La laurea l'ho bruciata quest'inverno, faceva troppo freddo. Ma non ho ancora perso la testa. E non ti seguirò, Tullio. Non riuscirai a convincermi. Potrai lasciare Bologna e andartene via all'estero. Non rischi nulla. Nessuno ti cercherà, stai tranquillo. Ho sempre pensato di fare il medico di... Ti ho preparato tutti gli alibi. Tu sei pazzo. Un uomo ha il dovere di salvare il prossimo, no?
E io che sono suo fratello non ho il dovere di salvare la vita di mia. Ho già pensato a tutto. Anche a tuo padre? No, lui non saprà mai niente. Tutto può sprofondare. Ma Linda deve salvarsi, vero? Ma tu non devi fare altro che tenermi compagnia. Il coraggio potrebbe andarsene. Tra il delitto e la sua scoperta. E poi... poi noi non ci vedremo mai più. Non posso. Devi aiutarmi. Ti darò 3.000 lire come se tu le avessi vinte le carte. Non ho mai vinto tanto. No, non posso. Non posso fare quello che mi chiedi. Mi dispiace lasciarti solo perché penso che tu abbia bisogno d'aiuto. Ma io non posso. Ma dopodomani. No! Spero solo che tu rifletta. Devo parlare alla signora contessa. Subito. Vieni. Che sta succedendo? Tullio vuole vederla. È una cosa importante. Ha bisogno di 3.000 lire. Sta aspettando ai giardini. Non è venuto per non incontrarsi con il conte. Vieni, entra. Proprio deciso, allora. Entra. Ripensiamoci, La borsa. Chiudi pure. La tua amica che fa? Mio cognato controlla sempre appena entra se questa porta di servizio è chiusa a chiave. Si chiude solo dall'esterno.
È 1:30. Mio cognato arriverà domani pomeriggio alle 6:30 circa. Tu non sei stanco? Puoi dormire se vuoi. Preparo la scena, caro Nadi, per quando arriverà la polizia. Vedi, un amante occasionale è entrato in segreto per svaligiare l'appartamento. Mio cognato si serviva, anzi si serve, delle prestazioni di donne, fotografie di donne nude. Tanti auguri, papà. Grazie. Che bello. Vieni. Grazie, brava. Cesco, il treno parte alle 2. Hai ragione. Un altro bacione al tuo babbone. Tornerò con te domani sera. Mandami la gondola alla stazione. A domani. Passa dall'amministratore. L'affitto è scaduto da qualche giorno. Stai tranquilla. Siamo, Tullio. Su, bevi. Appena sei partita, ho sentito il bisogno di scriverti per dirti quello che ho sentito non vedendoti più e quello che provo all'idea di rivederti. Ma verrà un giorno in cui tutti noi Murri ritorneremo uniti. Allora anche tu sarai al fianco di tuo padre, che è sempre pronto a difenderti da chiunque voglia farti del male. Io lo colpirò con questo e quando sarà svenuto per terra tu farai l'iniezione. Ecco, prima che lui si riprenda, tocca a te, ecco. Io? No, no, tu mi avevi detto che ti servivo solo per farti compagnia, io per questo sono venuto. Tu mi stai facendo compagnia, idiota. Non aver paura, farai in tempo a prendere il treno delle 7 per Firenze. Andrà tutto benissimo, non ti preoccupare. No, ho deciso, me ne vado, me ne vado. No! Tu resti qui! No, Tullio. Devi riflettere. Non posso restare. Ti prego, calmati. Stai tranquillo. Calmati.
Lasciami andare. Non aver paura. Non aver paura. Lasciami andare. Senti, cerchiamo di ragionare. Manca meno di un'ora. Tu volevi che ti facessi compagnia e va bene, la compagnia te l'ho fatta. Adesso, quando viene il conte, noi gli raccontiamo tutto. Quello che volevamo fare, del veleno e, insomma, ci scuseremo. Vedrai, ci faremo due risate. Il conte è uno che ci sta. E poi, per quello che riguarda Linda, vi metterete d'accordo, io ne sono certo. È stato un malinteso. Ecco, sì, un malinteso. Ma pensa alla tua carriera politica. Sei uno degli uomini più in vista del socialismo bolognese. Avvocato brillante. Alle prossime elezioni sfonderai, tuo padre ne sarà felice. E anche Linda. Idea. Lo ucciderò con questo. E se non venisse? Verrà. Verrà. È già arrivato, signor Conte. Sì, è arrivato.
Ha trovato il signor Conte? Sì, ma mi ha detto di passare domani. Gestatten Sie. È ritornato Giuseppe adesso con la gondola alla stazione, ma il signor Conte non c'era. Ah, non c'è da preoccuparsi. Credo che il signor Conte da Bologna volesse poi passare da Cavarzere. Potete andare. Grazie. Il signore qui è l'amministratore del palazzo dove sta la contessa Linda. Dice che da 2 o 3 giorni si sente venire dall'appartamento una puzza tremenda. Da non resisterci, avvocato. Bisogna assolutamente aprire. Io ho pensato di avvertirla. Le ha fatto benissimo. Sì, è vero, sono vari giorni che non abbiamo notizie di mio cognato. Forse sarà meglio avvertire mio zio Riccardo e dire che mi raggiunga subito. Sì. Però per il momento non dica niente né a mio padre né a mia madre. Va bene, signor avvocato. Signor giudice, l'avvocato Riccardo Murri e l'avvocato Tullio Murri. Conosco i signori di nome. Desolato, ma dovrete effettuare il riconoscimento. È proprio necessario? È una formalità di legge, non lo sa? Bene per giovedì 27. Desidero però che ti trovi alla porta di servizio per evitare di essere visti dagli inquilini di fronte. Vuol darmi le generalità della vittima? Sì, certo, Francesco Bombardini. Fu Giovanni, anni 32. Nato a Padova, medico chirurgo. Coniugato? Sì, con Linda Murri.
Posso andarmene? Vorrei dare la notizia a mia sorella. Può andare. Vorrei anche dichiarare qualcosa, ma di molto soggettivo, naturalmente. Ecco, considerando le abitudini libertine di mio cognato, la cosa mi sembra molto chiara. Secondo me l'omicidio è stato compiuto a scopo di rapina. Mio cognato si sarà trovato con qualche donna di malaffare. Sul più bello è entrato il protettore e insieme hanno... Molto interessante, avvocato. La ringrazio. Una prostituta che non annoda i nastrini delle mutandine. Signor giudice, venga a vedere. Se attendevano il conto in due, devono avere pernottato qui. Allora l'ipotesi dell'avvocato Morri sarebbe giusta. Questi Morri sanno sempre tutto. È stupefacente poi come stiano sempre dalla parte della ragione. Chi abita qui? Non lo sappiamo. Bisogna informarsi. Potrebbero aver visto o sentito qualcosa. Bene. Rosa Bonetti, la guardarobiera della contessa. Allora lei sa chi abita lì? No. No, non so. Non ho mai visto nessuno. Va bene. Andiamo. Bracciale con brillanti, una spilla di smeraldi, una collana di perle. Mi sembra tutto. Mi scusi, vorrei farle una domanda. Fino a qualche mese fa viveva separata da suo marito. Lei a Bologna e lui a Padova. Esattamente. Per quale ragione avete deciso di separarvi e in seguito di ritornare assieme? Mio marito ed io non andavamo d'accordo. Sarebbe lungo spiegarle perché. Ma eravamo troppo diversi, ecco. Tutto qui. So che a molte persone parve strana la nostra riconciliazione. Ma io ho consentito per il bene dei bambini. Bene. La ringrazio. Signor giudice. Mi scusi, ha ricevuto il mio biglietto. La contessa può partire quando desidera. Le sono molto grata. Di niente. Allora partirò immediatamente per Zurigo. Devo vedere al più presto il mio medico. Mi perdoni, ma non attende le esequie? No, mi darebbe troppa pena.
D'altronde i funerali non saranno qui a Bologna, ma a Padova, dove è la tomba di famiglia. Capisco. Con permesso. Mi scusi, saprebbe dirmi chi abita nell'appartamento di fianco? Nell'appartamento di fianco? Sì, nell'appartamento di fianco al suo. No? No, mi spiace. Non fa nulla, grazie. La salma è a loro disposizione. I miei ossequi. Rosa Bonetti, guardarobiere del conte Bonmartini. Perché? In nome della legge vi dichiaro in arresto. Non ho fatto niente io. Mi lasci. Non ho fatto niente. Ma perché? L'arresto della Bonetti. Grazie, signora. Grazie. Il resto del Carlino. L'assassinio del conte Bonmartini. Nuovi importanti indizi. L'arresto della Bonetti. Zio Tullio li vuole molto bene. Quando saranno grandi capiranno quanto.
Rosa Bonetti, nata a Fontana Erice. Sarta aggiornata a servizio come guardarobiera in casa della contessa Linda sotto il falso nome di Maria Pierazzotti. Notoriamente invece ex prostituta ed indicata dalla voce pubblica come concubina dell'avvocato Tullio Murri. Lei ha dichiarato di essere stata a cercare il conte alle 8 del 20 agosto e che il conte le disse di ritornare il giorno dopo. È falso. Il conte a quell'ora era già morto. Non è vero. Non voglio rispondere. Lei ha inoltre dichiarato di non sapere chi abita nell'appartamento accanto a quello del conte Bonmartini. Si apprende ora che era stato preso in affitto dalla contessa Linda, che se ne serviva per suo uso personale. E che l'affitto fu sempre pagato dalla contessa, ad eccezione di due volte. Una volta da una certa Tisa Borghi, infermiera del dottor Secchi, e una seconda volta da lei. Hai visto che cosa sono capaci di scrivere? Vogliono distruggere me e la mia famiglia. Molti giornali sono in mano di industriali cattolici che se ne servono per le loro speculazioni. Loro ci spazzano in questi scandali. Le elezioni sono molto vicine. Ecco la verità. Perché non inviti a casa tua il giudice Stanzani? Potrebbe evitare una fuga di notizie, di supposizioni indiziarie che non riguardano un'istruttoria vera e propria. È un magistrato serio. Io credo che capirà le pensioni di un padre. Dica al professor Murri che non posso accettare l'invito. Sono troppo impegnato dal lavoro. Aggiunga che in genere gli inviti sono io che li faccio. Lo accompagni personalmente a questo indirizzo, oggi pomeriggio alle 3. Io sarò lì con il dottor Secchi. Sono a sua disposizione. A proposito di questa raccomandata che lei ha spedito a Tullio Murri, che cosa conteneva? Ebbene, del denaro. 3.000 lire. È una grossa somma. A quale titolo? Ma fu la contessa a chiedermelo. Mi disse se poteva aiutare suo fratello, che era un po' in un imbroglio finanziario. La ringrazio, per il momento ho finito. Le farò qualche altra domanda oggi pomeriggio. Attenda qui, vado ad avvisare il signor giudice. Bene, continuate. Quando il conte era assente, veniva in casa Tisa Borghi, che portava ostriche, vino e dolci. La contessa faceva preparare tutto nella sua camera. C'erano anche delle bottiglie di champagne. È vero? Sì. Bene. Avete mai visto chi veniva dalla contessa? Una sera vedemmo la contessa aprire ad un signore coi baffi su di età. I due si baciarono e si chiusero in camera. Sapevate chi era Tisa Borghi? Sì, la cameriera di un ingegnere che veniva a trovare la contessa. Vedeste mai l'ingegnere? Sì. Sareste in grado di riconoscerlo? Sì. È lui? Sì, è proprio lui. L'uomo che la contessa riceveva per i suoi festini. Devo tornare in ospedale. Io mi rendo conto del suo orgoglio di libero pensatore. Ma anche lei deve imparare come tutti. Che prima o poi veniamo giudicati. Un giorno certo da Dio, oggi magari da me. Perché io rappresento la giustizia. Bene, vi ringrazio. Può andare anche lei. Allora, chi pagava l'affitto di questa garçoniere?
Era la contessa che pagava l'affitto. Però i mobili erano miei. Perché avevate scelto proprio questo appartamento che comunica con la casa della contessa? La contessa non voleva che la gente sapesse. E le bottiglie di champagne? Quante erano a sera? Due. Dove le bevevate? Lì sul divano. Io andavo via alle 6 del mattino. Per curiosità, per semplice curiosità, perché mangiavate tutte quelle ostriche? E perché soltanto ostriche? Capisco. La ringrazio. Vuole aspettare di là? Quando si è vissuto tanto come me e si è visto considerare le menzogne più insulse come fossero la verità, mi creda, niente può più stupire. Lei, signor giudice istruttore, sta accumulando delle ipotesi assurde cercando di tramutarle in prove evidenti, ma non ci riuscirà. Lei confonde una semplice indagine con una guerra santa. I metodi che sta adottando sono a dir poco ignobili, indegni di un magistrato. Naturalmente non si rende conto che l'essere padre aumenta la sensibilità di un cittadino. È stata una bassa azione da parte sua avermi fatto assistere ai deliri di quegli squallidi personaggi che io conosco da prima di lei. Lei mi aveva invitato a casa sua per pregarmi di non divulgare certe notizie. In altri termini, voleva corrompermi con queste storie di sensibilità paterna e civica. Io l'ho invitata qui per dimostrarle che quelle notizie sono vere. Lei è un uomo di scienza, un socialista, che diffonde idee nemiche della religione e dell'ordine costituito. Io invece ne sono il difensore. Quando ero studente mi ricordo che un giorno disse in una delle sue famose lezioni: l'insegnamento religioso è inutile per formare dei buoni cittadini. È sufficiente l'insegnamento morale e la morale non ha nulla a che fare con la religione. Vedremo quali buoni cittadini ha saputo formare nella sua famiglia. Quanto a me, in nome di una ideologia che non è la sua e che si chiama legge, farò di tutto per scoprire il colpevole. O i colpevoli. O il complotto che forse si nasconde dietro questa faccenda. Domani lei è convocato assieme a sua figlia per essere sottoposti ad un interrogatorio che spero porti un po' di luce sul caso in questione. Perché mia figlia? Cosa vuole, farle pagare la morte dell'uomo che l'ha tormentata e che l'avrebbe condotta certamente alla tomba? Perché vuole diffamarla agli occhi delle sue due creature? Oppure, signor Giulia, c'era anche la pornografia. La citerò per diffamazione. Saranno soldi sprecati, professore. Nel frattempo le farò una domanda sulla quale le consiglio di riflettere fino a domani. Chi ha ucciso il conte Bonmartini? Le lettere anonime che ricevo fanno un nome solo. È sempre lo stesso. Ma lei non vuole sentirlo. Maria! Quanti altri amanti di Linda si sono scoperti ancora? Vado a Zurigo. Maria, venite. Aiutatemi a fare le valigie. Thank you.
Linda, è vera la tua storia con il Secchi? Sì, lo amo. Anche se è un amore difficile da comprendersi. È un tradimento, Linda. È stato un tradimento. Lo conosco da quando ti faceva la corte che eri una bambina. Non ti valeva, Linda. Non ti valeva. Perché non ti sei confidata prima con tuo padre? Per non addolorarti. Ero in una situazione ambigua. Tra Francesco, con il quale la vita si faceva sempre più impossibile, e lui, Carlo, che amavo. Ma ti giuro sulla vita dei miei bambini che in quel periodo ho tentato di morire. Fu la passione per Carlo che mi salvò. Mi ricreai così una nuova vita sentimentale. Nascevo di nuovo, quell'affetto intenso mi faceva vivere. Con un uomo vecchio. Quasi quanto tuo padre. Papà, con lui ero felice. A volte quando arrivava mi capitava di piangere di gioia. Cos'ha lui? Cos'ha? Perché ti ha conquistata? Era stato il mio primo amore da bambino. Mi dava serenità. Linda, quel giudice sta sviscerando la nostra vita privata con raro fanatismo. Tutta Bologna ci accusa. Devi ritornare, affrontare il giudice, i giornali, ristabilire il giusto peso alle cose, chiarire questo mistero. Lasciati interrogare. Papà, ad uccidere Francesco è stato Tullio. Sono rimasta vittima della sua generosità. Era convinto che fosse in pericolo di vita. Prego, Linda, di non usarmi pietà. Voglio sentire tutta. Tutta la forza del dolore. Ho sempre avuto cura di insegnarvi un esagerato senso morale. Mi accorgo di avere sbagliato. Devo maledire anche in voi ciò che maledico in tutti. Tu ci hai insegnato ad amarci così fin da piccoli. Ora devi aiutarci, papà. No. C'è solo una cosa che mi resta da fare. E devo avere la forza di farla. In definitiva, lei denuncia suo figlio Tullio? Come unico esecutore dell'assassinio? Sì, per legittima difesa. Mi scrisse una lunga confessione. Che ho distrutto. Dov'è ora suo figlio? Non lo so. Comunque si costituirà. Glielo posso garantire. No, no, no! Secondo me questo è il momento che bisogna sfruttare, per Dio. Lei faccia l'industriale, a me faccia fare il giornalista. Ma un Muri assassino non le sembra una manna? Lo scandalo, lo schio, dirigo questo giornale in modo nuovo. Bisogna calunniare. Calunniare il più possibile. E vedrà che qualcosa nella mente della gente rimane sempre. Io voglio eccitare la folla, provocare una psicosi di massa. Il pubblico vuole le vittime da sbranare e noi gli daremo i nostri avversari.
Avvocato, adesso devi spiegarci qualcosa. La città ha diritto di sapere. È vero che stanotte è stato compiuto un arresto? È vero che la polizia ha accertato l'esistenza di un complice? Signori, mi dispiace. Non posso rilasciare alcuna dichiarazione che d'altronde sarebbe prematura. Però potete assicurare ai vostri lettori che questo caso sarà risolto al più presto. Senza avere riguardi per alcuno. In nome di quella fede che nessuno deve calpestare. E dell'avvocato Murri cosa può dire? L'avvocato Murri prima o poi lo acciufferemo, lui e i suoi complici. Le sono molto grato di essersi presentato spontaneamente. Congratulazioni. No, no. Io sono un mediocre. Meglio le carte. Mi spieghi come mai aveva tanto denaro? 3.000 lire sono molte. Soprattutto per lei, che pochi giorni prima del delitto ha impegnato al Monte di Pietà 2 camicie. Tullio Murri mi aveva saldato un debito di gioco. No, nessuno voleva più giocare con lei. Ormai sapevano tutti che era un baro. Su, confessi. Io ho accompagnato Murri a casa del conte solo perché pensavo di persuaderlo. Quello che poi ha fatto Murri quando arrivò il conte non posso saperlo. Ero già andato via. Pio Naldi, nato l'8 gennaio 1874. Lei è accusato di complicità in omicidio, con premeditazione e furto. Mi deve credere! Io non so che cosa abbia fatto il Murri! Venite. Ma come potevo essere lì alle 6:30? Se alle 7 ho preso un treno per Firenze e sono andato a casa a fare la valigia. La padrona può testimoniare! Deve testimoniarlo! Lei mi è simpatico, Naldi. Perciò le voglio dare un consiglio. Ci rifletta bene. Sta rischiando il carcere a vita. Portatelo via. No, non potete farlo. Io mi sono presentato spontaneamente. Non potete arrestarmi. Portatelo via. Io sono innocente. Se lo ricordi. Contentissima accompagnarla, giungerò domattina. Firmato Maria Pirazzotti. L'avete spedito voi questo telegramma? No, non è mio. Eppure la firma è vostra. Perché allora sostenete che fu l'avvocato Tullio a mandarvi dalla sorella? No. Lui voleva parlarle, così decidemmo ad andare insieme. Voi mi diceste che c'eravate andata da sola perché avevate compreso male una commissione della contessa? Perché vi contraddite? Non me lo ricordo. La spiegazione ve la do io. La verità è che voi andaste a Venezia con Tullio per mettere a punto con la contessa gli ultimi particolari del delitto e prendere le chiavi dell'appartamento. È quello che vedremo. Eminenza, bisogna impedire che questo satanismo dilaghi. Qui si tratta di tutta una concezione del mondo. Idee socialiste, monsignore. Quelli sono dei senza Dio, degli atei, degli infedeli. Sono vipere da schiacciare prima che riescano a mordere ancora. E quale occasione migliore? Le elezioni si avvicinano. L'elettorato cattolico è debole, nonostante l'alleanza con i conservatori. Se vogliamo sconfiggere i socialisti e impedire l'insegnamento laico nelle scuole, non bisogna fermarsi a certe sottigliezze. Bisogna usare ogni mezzo. Non la calunnia, però. Anche la calunnia. Bisogna raddoppiare il fuoco delle nostre batterie. Non aver pietà di coloro che calpestano e la legge costituita e quella divina. Eminenza, se vincono loro, la Chiesa sarà sconvolta. Gli assassini del Bonmartini sono socialisti? E io dirò che tutti i socialisti sono assassini.
il dottor Silvani. Può attendere qualche minuto. Non è possibile. Linda Murri, vedova Bonmartini. La dichiaro in arresto. Che cosa avrei fatto? È accusata di istigazione e complicità nell'omicidio di suo marito. È falso. Sono innocente. E io invece credo che lei sia colpevole. Colpevole di aver istigato suo fratello ad uccidere. Di avergli procurato dei soldi per pagare la complicità di Naldi. E di avergli dato le chiavi dell'appartamento. Sono malata. Non posso muovermi. Bene. Sarà visitata dal medico fiscale. Commissario, resti qui con la signora. Crede che voglia uccidermi? Sono soltanto traversie della vita. Che uccide un altro uomo. Commette un'azione riprovevole. Ma tutta una società che uccide un uomo, una famiglia, la giustizia, mi creda, è ancora peggiore. Sono Tullio Murri. Io voglio costituirmi. Ho ucciso per legittima difesa. Ve l'ho già detto prima. La verità la devo stabilire io. E fu Rosa Bonetti a darvi le chiavi? No, non è vero. Le chiavi le avevo fatte fare io. Lei mente. Sua sorella le aveva date alla Bonetti. No! E allora come sapeva che il conte sarebbe venuto a Bologna? Me l'aveva detto la Bonetti. E la Bonetti come lo sapeva? Glielo aveva scritto Linda. Doveva andare a Venezia a portarle un vestito. No, 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 quella lettera era un trucco. Ci andò a preparare l'agguato. Eravate tutti d'accordo? No! Linda non c'entra, Linda non sa niente. Solo io sono colpevole. Mio cognato era un uomo privo di pietà. Per poco egli non è riuscito a divenire l'assassino di mia sorella. Fui costretto ad ucciderlo per legittima difesa. Se non l'avessi fatto, lui avrebbe ucciso me. Ero fuori di me per quello che avevo saputo. Allora chiesi al Naldi di accompagnarmi, ma poi lui non ce la fece. Trovò
le chiavi dell'ingresso principale. E quando lui lasciò l'appartamento, poco dopo uscì anch'io. Sono entrato durante la notte, poi me ne sono andato, poi sono tornato. Mi sta prendendo in giro. Vi credete tutti furbi, voi Murri. Credevate di aver studiato un piano perfetto, vero? Magari ve l'ha preparato papà, questo capolavoro di organizzazione. Lei accusa mio padre senza alcun diritto. Il suo fanatismo è soltanto perché mio padre ha il torto di sapere più degli altri. La verità è che dentro di lei si è risvegliato il vecchio odio contro i sapienti. E l'anima dell'Inquisizione nascosta nelle nostre leggi lo è ancora di più dentro di lei. Ma io sono l'assassino, io soltanto, io sono l'assassino. E lei deve credermi. Lei si farebbe ammazzare piuttosto che ammettere di essere stato istigato da sua sorella. Perché sa bene che se parla, quando esce l'ammazza suo padre. Mia sorella l'ho ucciso! Portatelo via! Io l'ho ucciso! Io l'ho ucciso! Io l'ho ucciso! Io sono l'assassino! Naldi. In questo momento tra la vita e la morte, non vuole liberare la sua coscienza. Non ho niente da dire. Naldi, perché si ostina? Non posso farci niente. Peggio per lei. Volevo solo aiutarla. Avvocato, Murri nell'appartamento aveva portato un sacchetto di palline di piombo e una siringa ed il curaro. Era stato Secchi, l'amante della contessa, a procurare il curaro. È stato lui. Bene. Non si va a discutere con qualcuno con del curaro in tasca. Dovrà pagare, pagherà. Lei conosce la versione che sostiene suo fratello? Di essere stato aggredito e costretto a difendersi. Di questo non so nulla. Eppure suo fratello afferma che quando la incontrò a Venezia lei era sconvolta per l'atteggiamento di suo marito. No. Ricordo molto bene che quel giorno parlammo solo di cose del tutto indifferenti. Lui afferma di aver ricevuto una sua lettera disperata e di avere temuto per la sua vita. Povero Tullio. Avrà mal compreso o esagerato le mie reazioni. Cosa vuole che le dica? Di questo non ne sono certo responsabile. Come mi spiega la visita che le fece a Venezia la Bonetti con suo fratello? Gliel'ho già detto. Io stessa non me lo sono mai spiegato. Glielo spiegherò io. Fu lei che chiamò a Venezia suo fratello
per concertare gli ultimi particolari del delitto e consegnare le chiavi dell'appartamento. Ma no, ma non è vero, volevo che mi aiutasse. Perché voleva sbarazzarsi di suo marito, per essere più libera. Ma no, è assurdo. Per questo complottò con suo fratello per ucciderlo. Gli diede le chiavi dell'appartamento, chiese a suo marito di partire per Bologna con un pretesto futile. Ma no, no! Perché aveva paura. Aveva paura. Paura che venisse scoperto qualcosa, qualcosa di terribile, che venisse scoperto il rapporto, il legame che esisteva tra lei e suo fratello. Questa è una menzogna, la più crudele che potesse inventare. Lei è un mostro. Suo padre crede che sia io l'assassino della sua famiglia. Io invece penso che è lui. Non voglio vederti così. Finché dura questa tortura, questa continua incertezza, non posso sperare di tornare ad essere un uomo che ragiona. Se i nostri ragazzi fossero annegati o fossero folgorati da un fulmine, mi resterebbe l'infinito desiderio di loro. Ma così è stata distrutta ogni idea morale che mi ero formato, ogni idea di bontà che accarezzavo in ogni momento. Io non desidero altro che escano di prigione. Ma anche se Tullio e Linda escono di prigione senza colpe, io voglio morire senza vederli più. Di fronte al furore indicibile con cui i conservatori, i democratici e i clericali hanno messo guerra contro la famiglia e Augusto Murri, noi ci domandiamo se il più grande torto di questo uomo, del più insigne scienziato e clinico d'Europa, non sia in verità quello di non comunicarsi ogni giorno e di non correre carico di ciondoli a piegare la schiena nell'anticamera della corte. E allora? E allora? Tutti alle urne! In nome di quella fede che non vogliamo far calpestare dalle orme del professor Murri. In nome di quella religione che vogliamo far apprendere ai nostri figli, che non devono crescere come quelli del professor Murri. Lei è già stata sentita, perché si decide solo ora a rivelare tutto questo? Perché io voglio salvare Secchi. Bene, allora se lei veramente vuole salvare Secchi, deve cooperare. Perché altrimenti, se è vero che lei era al corrente del progetto criminoso, io devo arrestarla come complice. E se invece mente, la faccio arrestare come falso testimone. Aveva mai sentito parlare di Curaro? Sì. Da chi? Linda Murri. Quando? Quando Linda e il Secchi si recarono in Svizzera. Io sentii Linda dire che voleva accompagnarlo perché aveva paura che lui cambiasse idea e non la comperasse più, quella medicina lì, il Curaro. E lo volli accompagnare? Sì. Ma il Secchi voleva farle cambiare idea. Anzi, il Secchi in quel momento voleva troncare la relazione. Ma lei? Lei? Lei lo minacciava. Diceva che il fratello l'avrebbe vendicata. E poi? E poi arrivò a Bologna in una casettina di medicinali. Cocaina, bromuro di etile, morfina e una boccetta. Una boccetta. Che lei ha consegnato a Tullio Murri. Sì. Il professor Murri era al corrente? No. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori giurati, io sto per concludere questa oramai mia lunga requisitoria, ma prima di terminare, permettetemi alcune piccole considerazioni.
Tullio Murri, forse sarebbe diventato un deputato. Secchi docente e Pionaldi medico di fondo. Rosa Bonetti avrebbe continuato ad essere l'amante di Tullio, ma Linda li ha trascinati tutti nel delitto. Essa sola è la causa di tanta rovina. Essa che non ebbe una lacrima quando fu evocato lo scempio del corpo straziato del povero marito. No, 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 non tremate. Signori giurati, la sentenza che voi vi apprestate a dare deve essere sì una vittoria della giustizia umana, ma soprattutto una vittoria della giustizia divina. Concedo per l'ultima volta la parola agli imputati. Tullio Murri. Io chiedo ai signori giurati di compatirmi. La prego, bisogna parlare più forte. Ora che il processo è finito e sono stato esposto a ogni sorta di ingiurie, senza avere mai la possibilità di difendermi o di aiutare mia sorella, per la quale avrei dato la vita, prego i signori giurati di compatirmi. Comprenderanno la mia emozione. Non è, o signori, per il ricordo dell'omicidio che ho commesso, perché ne ho una memoria confusa. E poi, io lo so come si svolsero i fatti. So che quando un uomo si trova nelle circostanze in cui mi sono trovato io, è preso da un istinto bestiale come quello che prese me. Quando credetti che la vita di Linda era in pericolo, io non vidi altra soluzione per salvare lei che sopprimere quell'altro. È un errore che mi viene dalla mia natura e che mi ha dato questa testa. E se ho una testa così, bisogna che me la tenga. Voi forse potreste farmela tagliare e la società ci perderebbe ben poco. Ma io ho agito in buona fede. Non credevo di far male. Ho creduto di vedere il male dove forse non c'era. L'amore distrugge la volontà. E io credo che non c'è colpa dove non c'è volontà. Io non so se i miei accusatori avrebbero avuto il coraggio di fare gettito della vita, dell'amore e dell'avvenire come ho fatto io, per salvare un'altra vita umana, fosse pure quella della sorella. Io sono giovane, ho 30 anni. Ho ancora molto tempo per soffrire e soffrirò se sarà necessario. Ma almeno restituite Linda la libertà. Naldi non c'era, ridategli la libertà. E anche agli altri che sono innocenti. Io... solo io sono colpevole. Chiedo scusa a tutti quelli a cui ho fatto male. E soprattutto a te. Per il male che ti ho fatto. Perché ti volevo troppo bene.
stata lei! È lei la rovina di tutti noi! È lei che ci ha tirati tutti in un tranello! Ma il Secchi no! Il Secchi non voleva! Diceva che il mondo c'era posto per tutti! È lei che ha voluto il curaro! Linda sapeva i progetti di Tullio! Ed è stata lei a spingerla ad uccidere! Ma non è vero, è una menzogna! Portatela fuori! Lei è già stata ascoltata! No, è la verità! Portatela fuori! È la verità! È stata l'amante di Secchi prima di me, per questo mi odia tanto. Linda mente, ha sempre mentito! È stata lei! 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 Tullio... Dica qualcosa ai giurati. È l'ultima occasione. Si difenda. Senza alcuna prova, è stato costruito su di me un edificio di menzogne. Nessun angolo del mio cuore è rimasto inviolato. Nessun segreto della mia vita. La mia mente, la mia anima è stata prostituita alla curiosità insaziabile della gente. Ma la verità è più pura delle favole che hanno creato su di me. Restituitemi ai miei figli. Non fatevi ingannare da una falsa accusa nata solo dalla vendetta e dalla fantasia. I miei figli sanno la mia sventura. Io non ho mai voluto mentire. E a poco ho narrato loro tutta la tragedia che mi ha sconvolto. Io non so cosa posso fare per cercare di convincervi. Ma sulla loro testa e sulla speranza che ho di rivederli. Vieni con me allora. Entra la corte. La giuria è pronta a rispondere alle domande poste da questa corte? Sì. È stato emesso il verdetto? Sì. Tullio Murri è colpevole di aver ucciso Francesco Bommardini? Sì. Uccise per legittima difesa? No. L'omicidio fu volontario e premeditato. Pio Naldi ha collaborato al delitto? Sì, all'unanimità. Rosa Bonetti ha collaborato al delitto? Sì, ha collaborato al delitto. Carlo Secchi ha commesso azioni atte a cagionare la morte di Francesco Bommardini? Sì. Linda Murri è colpevole di aver istigato una o più persone al fine di cagionare la morte del proprio marito? Sì. L'accusata eccitò nel fratello la risoluzione e ne facilitò il compito? Sì. No! È disumano! Linda innocente! No.
In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della nazione, Re d'Italia, questa Corte ha quindi pronunciato la seguente sentenza. Condanna Tullio Murri ad anni 30 di reclusione per omicidio volontario e premeditato. Condanna Linda Murri ad anni 10 per aver istigato una o più persone all'uccisione del proprio marito. Condanna Carlo Secchi ad anni 10. Condanna Rosa Bonetti ad anni 7. Condanna Pio Naldi per complicità diretta nel delitto a 30 anni di reclusione. Ultime notizie! La figlia del re gravemente ammalata! La giustizia non è uguale per tutti! Il re salva la figlia di Murri! Murri salva la figlia del re! Sopporterei meglio la vita se sperassi un giorno di conoscere la verità.